ho sentito il telefono, vediamo pronto, che c'è. Pronto. Chi è? Ma mi sento, non mi sento. Adesso la sento, ma chi è? Scusi. A Guedo, pronto. No, no, scusi, no, qui è dopo. Sì, è una radio e anche una televisione. Chi è? Ma io sta voce la conosco. La voce è sempre la momento, mia. Sì, Melino, sì. Stacca Mulazza, Melino. Ma dove siamo? Ma dove siamo, Matteo? Pronto? Ma qui è, pronto. Sì, pronto, sì. Io ascolto al telefono una voce, ma sì, non riesco a capire di chi sia. Ecco, vediamo di sistemare. Cantiere, al cantiere, l'ho capito. Sì. Sente lei. Io la sento, sì, la sento, la sento, sì. Sta a posto, gioco. La sento perfettamente. Ma chi è? Lei, qui, scusi. No, scusi, di solito chi è lo dice chi chiama. Ma noi altri siamo del cantiere. Voi siete del cantiere, sì. Io sono di TGS e di RGS. Sono... Ah, io ho tecnico, io ho tecnico. No, non sono il tecnico, con tutto il rispetto per i tecnici che sono bravissimi. Io sono il conduttore. Io conduco. Ah, l'autista. No, l'autista. Non ne ho camion. Busso, no. Io conduco la trasmissione. Parlare al conduttore, c'è no. Scritto. Io conduco la trasmissione radio televisiva. Io presento. Io mi presento. Si presenta, avanti. Si presenta. Allora, io sono Salvo La Rosa. Uè. Salvo La Rosa. Sì, va bene. Come va bene? Aspetta, scusa un momento. Sì. Belino, sta a cassamulazza, grazie che... Senta, non urli che siamo... Scusa un momento. Sì, va bene. Belino! No, ma che ha fatto? Ma che ha fatto con Melino? No, niente, cosa conosce. Vabbè, senta, scusi, la prego di stare un po' più calmo, perché siamo in televisione e in radio. Allora, scusi, guardi... ripete, lei chi è? Allora, io sono Salvo La Rosa. Sì, va bene, va bene. Ma come va bene? Scherzi. Ma scherzi di chi? Ma basta sto signor Castiglia, lei, voi ho detto come, senta, basta sto signor Castiglia. Io glielo posso anche passare al signor Castiglia, ma si è allontanato un attimo, non c'è, ha lasciato un attimo la guida a me. Io stavo già conosce. Melino, era a casa, andiamo magari tu, senti, so, può parlare un attimo. Sì, Melino, aiutami tu se puoi. Ha no, chiamato... Melino non balla, io devo così taciturno. Allora ascolta, Melino, io sono il signor La Rosa, Salvo La Rosa. Ma chi dona televisione? Quello della televisione, stavo facendo un programma televisivo e non so come è arrivata la vostra telefonata. Ma non faccio te che chiamavo da radio, perché su come faccio canzone per non faccio to candere, non ci mettete. Mai. Ma perché? Che canzoni vorreste ascoltare? Scusa. Allora, non faccio come lei sa, né candela, mangiono, staccamo, mi chiamo a mangiare. Certo, giusto? C'è la pausa, sì. Aspetta, accamo all'una. Ora, una volta che tu hai mangiato, giustamente ti viene due coppo della biocco. Certo. Ma poi c'è Uzzoiano, che non c'è Uzzoiano? Non lo conosco, no, non Uzzoiano ho il piacere. È uno scioperaio specializzato, sì, no? Sì. Che lui è il numero uno. Lei a sapere con Zoiano, un sistiato, lo fai che mano direttamente. Ma come si fa il sistiato con le mani? Da Parigi, va a mano, mi chiudo il fracassino. Ma perché forse ha una mano grossa? La grossa che gatta, proprio precisa. Quindi è meglio di un fracasso, vabbè, di un fracassino. Con Zoiano, che se porta la mano da casa, perché ma se non è il rosso, come mangia pesante, no? Sì. Senza mano, sì. Poi la digerisci. Ho capito. Allora da digerire a digerisci. Sì. Ma poi con l'amaro ci cala la pappa e bra. Certo, l'amaro è alcolico. Ci cala la pappa e bra. Sì. Che c'è un coppo della biocco. Perfetto. E allora qualche giorno mi cascherò ponteggio, ma capito? No, 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 devi stare fatto, attento. Infatti, noi ci teniamo attaccato con una corda dei tubi innocenti. Così, magari che la casca resta per nuda, capito? Vabbè, è un sistema di sicurezza un pochettino arcaico, però. Guarda, so come giustamente l'amaro, è un po' come vivo io, è un po' come vive Melino. Sì. C'è Filippo Terremoto che è astemio, o che non c'è Filippo? Non lo conosco a Filippo. Filippo no. È astemio, poi ciauro, già sembra aga. Certo, certo. Io già come da lì a bottiglia dell'amaro ce l'è una congiuntivita sulla picchiata lì. Proprio ci fa lo danno l'occhio, va. Ho capito. E allora giustamente abbiamo bisogno di musica canadere sveglia in docandere. Che guarda ci mettete le canzoni che vi piacciono, a voi altri, sì, scusi. Però faccia una richiesta, allora guardi. Ma lei non sa per niente. Per questa volta le faccio fare una richiesta, non so nulla, no? Noi siamo quelli del de fan club di Julio Iglesias. Ah, Julio Iglesias. Il fan Julio Club, no, numero uno. Scusi, lo dica separatamente. Ma si chiama fan Julio Club. Julio Club. Si chiama Julio Iglesias. Certo, certo. E noi siamo il numero uno dei fan di tutto il mondo. Ah, bene. Perché no, candere le canzoni di Julio, chiamasse come vuole lei. Sì. Sono numero uno perché loro non la diciamo la giusta ritmica per fare un sistiato.
Quindi voi andate al ritmo di Julio Iglesias, per esempio, sì, sì. La conosce lei? E se mi lasci lo sai che non vale. Senta, io la conosco, ma quell'incipit, l'incipit che non c'è. C'è la parte iniziale che lei ha messo nella canzone. Come Iglesias... chiamavo lei? Come chiamavo? Incipit. Com'è scritto? È scritto in I N C I un'altra I c'è. Sì, c'è un'altra I, una P, un'altra I. Sì, una parola così. E se incipit. Vabbè, lo sapete, nemmeno già se cassereo, non scrivere niente. Comunque, quell'inizio che lei ha fatto in televisione non c'è. Quale? Lei come ricanti la canzone. In che sei mi esatto, lasci lo sai esatto. Da eritto che non vale. Allora, due cose non ci sono. Quelle in che se mi lasci non e tagliaritto non c'è, perché non è che uno deve sottolineare, non c'è tagliaritto. Scusa, dai. La canzone è come e la valigia sul letto, e niente di meno quella di un lungo viaggio. Senta, così. Senta, lei, signor mio, la canta a modo suo. Niente, lei secondo me a Culio non lo conosce. Ma io lo conosco. Guarda, siamo del Fangulio Club, non possiamo sbagliare. Signor La Rosa, le metteremo una canzone quando rientra in radio tra un po' in studio il signor Castiglia, e chiederò guarda, una canzone. La volevo subito. E allora, scusi, e allora lo dico alla regia. Ah, ecco, l'arrivo. Scusi, allora lei là con no, scusi, non, io non le so mettere le canzoni. Elino, metti giù un po', arrivederci. Arrivederci. Quella di un lungo viaggio.